L'Università degli Studi di Torino presenta le novità dei corsi e dei servizi per il prossimo anno accademico. Fino al 23 febbraio, il campus Luigi Einaudi ospita le giornate di orientamento 2018. Noi abbiamo un'offerta didattica che è molto articolata, che raccontiamo in queste giornate di orientamento, ma cerchiamo di anticipare sempre di più il nostro contatto con le scuole superiori. Oggi girano qui ragazzi di quarta e quinta superiore. Abbiamo, per fare un esempio, lanciato quest'anno un nuovo progetto, Start at Unito, in base al quale i liceali, i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e le superiori possono prendere un corso di quelli, dei 20 offerti nelle varie discipline, frequentarlo online e poi fare un test di valutazione. Se lo passano, ricevono un certificato che potrà poi trasformarsi in vero e proprio esame quando si iscriveranno dopo un anno o due all'università. Questo è un orientamento attivo che serve loro anche a capire se le materie sulle quali pensano di essere indirizzati sono veramente quelle nelle quali riescono a lavorare bene. Li si accompagna moltissimo una volta entrati attraverso progetti di tutorato, attraverso test di orientamento, ma ormai, come dicevo prima, andiamo anche nelle scuole per portarli a comprendere già dal terzo, quarto e poi quinto anno quali saranno i settori sui quali orientarsi. Io personalmente, lo ripeto sempre, credo che la prima scelta debba essere seguire la propria passione, la propria vocazione e secondariamente fare anche una scelta concreta, pratica, ma la prima indubbiamente è quella che poi ci porterà a capire se abbiamo fatto una scelta buona oppure Rettore, quali sono i numeri dell'offerta formativa quest'anno? no. Noi abbiamo più di 150 corsi che sono offerti a livello di triennio. Abbiamo ulteriormente aumentato la didattica in inglese, oltre al secondo corso in medicina che abbiamo aperto l'anno scorso. Quest'anno apriamo un corso di diritto, di diritto e globalizzazione in inglese, quindi ormai sono 12-13 corsi offerti in lingua inglese per i nostri ragazzi e per gli studenti stranieri che vogliono partecipare. Aumenta costantemente il numero delle matricole e quindi ci aspettiamo che anche per l'anno prossimo questo orientamento sia premiato da un ulteriore incremento. Le domande più frequenti dei futuri studenti universitari, quali sono? Le domande che fanno i futuri studenti universitari ne fanno molte: quanto è complicato, qual è la diversità tra l'insegnamento universitario e l'insegnamento liceale, se si troverà lavoro. Queste sono le domande. C'è una domanda sottintesa che non sempre viene espressa, ossia se il tipo di studi che faccio risponderanno anche a una vocazione che penso di avere. Le risposte? Risposte le forniamo attraverso queste giornate di orientamento, attraverso i nostri siti, attraverso i social media che utilizziamo sempre di più per raggiungere gli studenti.